Oggi è martedì 19 novembre, siamo qui al centro congressi della mostra d'Oltremare per assistere all'ultima giornata dei lavori della sessione programmatica. Quindi seguiremo gli interventi della mattinata perché poi dopo al pomeriggio, le prime ore del pomeriggio si rientra. Quindi seguiamo i lavori. Grazie, buongiorno a tutti. Io farò un piccolo intervento, 7-8 minuti, non mi tedio di più, poi verso le 11 devo lasciare, non perché esco dal mondo del consumatore, ma perché è stato qui vicino ad un'altra iniziativa a capire un po' il consumerismo dell'energia, che è poi uno dei due settori che regoliamo insieme all'altro. Allora, per affrontare il tema del nostro moderatore, innanzitutto premetto che non voglio fare, non farò nessuna pubblicità, nessun advertising alla regolazione, al regolatore, siamo assolutamente, come dire, modesti e sobri, quindi vi parlerò sostanzialmente un pochettino della nostra esperienza senza cercare di convincervi che il mondo con un regolatore, quindi un servizio pubblico locale con un regolatore, è il migliore dei mondi possibili. Vi devo consentire un minuto, un passo indietro. Vediamo la situazione del nostro paese. Io credo che il vizio di fondo di ogni riforma dei servizi pubblici locali sia stato quello di un approccio omnicomprensivo e indistinto nel normale, sto parlando della normativa primaria, nel normale i criteri di organizzazione di tutti i servizi pubblici locali a prescindere dalla loro natura. Ecco, quest'ultimo passaggio per me è molto importante, nel senso che le leggi che si sono stratificate negli ultimi anni, a partire dalla fine degli anni 90, abbiano avuto questo leitmotiv, che poi alla fine non è virtuoso, prescindendo dalla natura industriale di erogazione del servizio, di diversi servizi, hanno fatto, come dire, un quadro ideale di organizzazione dei servizi pubblici locali. Sto dicendo che c'è servizio pubblico locale e servizio pubblico. Normalmente il legislatore, ce lo dobbiamo dire, ha confuso o comunque ha messo insieme la natura, senza mai approfondirla molto, del singolo servizio pubblico locale, con la titolarità amministrativa ad affidare questo servizio, lasciando sullo sfondo o in qualche modo trascurando tre caratteristiche importanti che devono essere soppesate bene per capire di che servizio pubblico locale si parla e quindi far seguire il miglior modo di organizzare il medesimo servizio e quindi tutta la contrattualistica conseguente. Primo, l'evoluzione, direi l'intensità tecnologica, quello vedremo con un esempio, dei diversi servizi pubblici locali è un driver, è una caratteristica principe molto importante sulla base della quale occorre valutare bene che tipo di servizio pubblico locale stiamo, come dire, valutando e organizzando. Secondo, le specificità del territorio. Non tutti i territori, ma voi lo sapete meglio di me, sono pronti per avere un'organizzazione
valorizzazione di un certo servizio pubblico locale, è un driver importante certamente la territorialità. Terzo, la cosa che mi consente poi di introdurre la regolazione, la struttura dei costi industriali e non industriali, costi normativi, eccetera, sottesi al singolo servizio. Questi tre elementi, quindi intensità tecnologica e infrastrutturale, specificità del territorio, costi industriali sottesi al singolo servizio, sono le tre principali caratteristiche, le tre bilance, i piatti della bilancia sui quali deve essere valutato il servizio pubblico locale che si intende normare. I contratti di gestione, che è il tema di oggi, degli SPL, sono specchio di questa ipersemplificazione legislativa che ha tentato di fare un unicum indistinto di questi SPL. Il monitoraggio e la performance, che è il tema di oggi dei contratti SPL, segue anche sicuramente a ruota questa ipersemplificazione legislativa. Come sapete, un punto importante che il legislatore si è sempre posto è quello della modalità di affidamento del servizio. Punto molto importante, ma certamente non esclusivo, soprattutto data la premessa che ho fatto, differente, la modalità di affidamento differente per ciascun servizio pubblico locale. Come ben sapete, poi farò qualche piccolo esempio, ci sono le tre classiche modalità di affidamento che sono anche previste dalla direttiva europea. La prima, la più concorrenziale, diciamo la concorrenza nel mercato, dove il servizio pubblico locale è erogato da una pluralità di soggetti, ad esempio l'energia elettrica, ad esempio il gas, oppure la seconda fattispecie, affidamenti in esclusiva tramite gare per il mercato, quindi concessioni di servizi pubblici locali affidati secondo gara, ad esempio la distribuzione del gas, la rete di distribuzione del gas, e terza fattispecie, l'affidamento diretto. Se guardiamo la terza fattispecie, cioè i costi industriali, poi qui arrivo alla regolazione, i costi industriali che sono sottesi dal singolo servizio e quindi le scelte organizzative e contrattuali del servizio stesso, possiamo trovare una regola d'oro che ve la propongo, vedete se la condividete. Maggiore è l'intensità infrastrutturale del singolo SPL, minore, tanto minore è la possibilità di sviluppare assetti concorrenziali. Che cosa intendo dire? Se un certo servizio pubblico locale, poi farò un esempio con l'energia elettrica e con il settore idrico, quindi il settore dell'acqua, se un servizio pubblico locale poggia praticamente prevalentemente su una dotazione infrastrutturale e gli investimenti sono tutti concentrati nella infrastrutturazione per erogare il servizio, allora possiamo quasi certamente essere, vuol dire, tranquilli che lo sviluppo di un assetto concorrenziale non è la cosa più importante. Vi faccio un esempio. Nel settore dell'energia, due esempi estremi, nel settore dell'energia elettrica, se noi andiamo a guardare anche con questa regola del pollice, quanto contano nel turnover, nel fatturato completo annuale dell'energia elettrica di questo paese, che si aggira intorno ai 50 miliardi di euro, se noi vediamo quanto contano le infrastrutture di rete, possiamo dire 10-15%. Ecco allora che il settore elettrico è un buon esempio di sviluppo di concorrenzialità nel mercato. Infatti l'organizzazione del settore elettrico dal decreto legislativo Bersani in Italia nel 99 è orientata secondo il modello di concorrenza nel mercato. Se guardiamo dall'altro estremo, il settore idrico, sostanzialmente tranne i costi elettrici per le pompe, i depuratori, eccetera, tutto è infrastruttura, scusate, il settore idrico. Allora ci spostiamo dall'altra parte dove
due estremi, ci sono tutti grigi tra questo bianco e questo nero. Vi cito ad esempio la distribuzione del gas, dove in Italia per prima in Europa si assiste ad un affidamento del servizio secondo il modello delle gare, diciamo per ambito territoriale ottimale, quindi un esempio di concorrenza per il mercato. Capite bene che con questi esempi, se si pretende di applicare la stessa legislazione, quindi poi tutta la stessa contrattualistica di affidamento e di contratto, che è il tema della cosa che abbiamo detto oggi, si fa di tutto un fascio e si rischia di applicare una struttura non corretta che poi mostra la corda dal punto di vista dell'organizzazione e della contrattualistica. Arriviamo, e finisco, alla regolazione. In alcuni settori, non in tutti, dicevo prima, anche il regolatore deve capire dove stanno i plus e dove si stanno i meno della sua azione, esaminando tutti i servizi pubblici locali. Il regolatore può essere un valido aiuto in un certo settore se ci sono delle caratteristiche importanti in termini di stabilità, tre cose, in termini di stabilità delle regole a promozione degli investimenti infrastrutturali in quel settore, in termini di sorveglianza e di monitoraggio dello sviluppo dei servizi, dell'erogazione, della qualità dei servizi pubblici locali e di enforcement, cosa vuol dire enforcement, diciamo, e di seguimento, applicazione delle regole in un certo settore. Vi faccio un esempio. Nei settori tra i due estremi grigi che ho chiamato io, cioè quello della distribuzione del gas negli ambiti territoriali, il regolatore, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, ha emanato una serie di normative o meglio di contrattualistiche tipo. Abbiamo fatto il bando tipo per l'affidamento del servizio nei diversi ATM, il contratto tipo per l'assegnazione delle nuove concessioni, che sapete essere di 12 anni, e abbiamo una regolazione molto, direi, penetrante sia in termini di tariffe, di erogazione del servizio, sia in termini di qualità. Quindi il regolatore in alcuni servizi pubblici locali si candida e agisce come uno stabilizzatore. Che vuol dire uno stabilizzatore? Colui che introduce delle regole chiare, certe e prevedibili. Notate che io non dico mai la parola stabile, perché di stabile in questo mondo non c'è niente, lo diceva già Eraclito, no? Che tutto è un cambiamento tranne il cambiamento stesso. Quindi non c'è stabilità, dobbiamo seguire il cambiamento dei fondamentali, però le regole devono essere certe e prevedibili, cioè il regolatore deve essere un animale facilmente prevedibile. Questo perché? Perché se c'è una necessità di avere una regolazione in un certo SPL, vuol dire che questo signore si fa carico, unifica, concentra in lui, nella regolazione, tutti i vari rischi che diversamente sono frastagliati e girano, diciamo, per il settore, portando, come dire, a fattore comune questi rischi, e va sotto il nome di rischio regolatorio, un rischio ineliminabile, che però può essere ben valutato se il regolatore è appunto un signore prevedibile. Idrico. Da anni, dalla legge Galli in poi, si sono succedute tante competenze regolamentari frammentate, non sempre chiare, che si sono tradotte purtroppo in un'incertezza, ecco qui il rischio frammentato, regolatorio, che ha inciso negativamente sulla capacità di reperire i finanziamenti necessari. C'è una stratificazione delle diverse entità che possono fare regole, che possono introdurre elementi, competenze,
e il settore idrico dal 94 in poi fino ad oggi è arrivato in una certa situazione. Che cosa ci ha lasciato questa incertezza? Ci ha lasciato un settore inadeguato negli investimenti, lo sapete tutti, ci sono delle stime addirittura in casa OCSE che per l'Italia servirebbero 65 miliardi di investimenti in 20 anni. Una gestione inefficiente e parcellizzata su tutto il territorio, quindi non in grado di cogliere le economie di scala, non in grado di cogliere le ottimizzazioni dei bacini idrici. Forte disomogeneità della qualità del servizio sul territorio, quindi gli utenti, i cittadini italiani soffrono di diversi gradi di qualità e in alcuni casi la qualità è addirittura sotto il livello accettabile e elevate perdite. Siamo uno dei paesi in cui il settore idrico conosce fatto certo l'immissione dell'acqua che grazie a Dio arriva in questo paese abbastanza copiosa e si arriva ad utilizzarne il 60-70%. Questo è, come dire, un'immagine, un esempio negativo di un settore che ha sperimentato per 20 anni una frammentazione delle capacità di regolazione. È un settore che ha bisogno di regolazione, diversamente credo i primi a farne le spese saranno i cittadini e gli utenti che si trovano a bassa qualità e una penuria, una mancanza, una scarsità di investimenti anche con detrimento con problemi, con criticità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. Grazie. Allora, mi pare chiaro già da questo primo intervento quanto sia complicato poi il compito che in qualche modo attende da una parte l'amministrazione locale e dall'altra l'associazione dei consumatori di fronte a servizi che sono molto estesi. Penso veramente a Manecco, che può dire essere lunghissimo, ma da Nassimilino e Parcheggi, persino visto ancora l'Agenzia dell'Entrata Locale, quindi insomma un'estensione di campi notevole e di fronte, come giustamente sottolineava Bortoni, a una disomogeneità territoriale dei servizi. Un compito arduo sul quale chiamo intervenire Piero Giordano, che è il presidente delle Consi. E chiedo a lui come pensano le associazioni di affrontare questa complessità che è sicuramente reale. Io farei una premessa, Cristian. Il dato è che da 5 anni esiste una legge della Repubblica Italiana che non viene applicata. Questa è la premessa di fondo che tutti insieme dovremmo un attimo riflettere. Per una serie di motivazioni non bisogna applicare questo certo di dire. Questo rispondo alla domanda, nel senso che l'azione delle associazioni consumatori nei fatti è stata sterilizzata per 5 anni. La stessa vicenda, io ringrazio questo proposito del dottor Vecchio, Teresa Martelli, anche chi ha lavorato nel gruppo CNCU e quindi regionali, la stessa vicenda dell'accordo che abbiamo in cartella tutti è una vicenda che la dice lunga sulla situazione attuale della partecipazione dei consumatori alla vita dei servizi pubblici locali. Dice molto. Su una legge abbiamo dovuto fare un accordo che anche quello è una mediazione rispetto alle norme della legge. E grazie alla mediazione del Ministero abbiamo scelto la strada meno peggio per poter in qualche modo fare un passino in avanti rispetto a quello che avevamo. Questa è una cosa che dice molto e che chiaramente ha visto l'opposizione e la prima.
applicazione del norma 461 della finanziaria 2008 di vari soggetti. Mi dispiace che non c'è il sindaco di Torino, perché ad esempio un esempio chiaro di questa opposizione si vive proprio a Torino. Nel momento in cui le associazioni dei consumatori torinesi hanno, come dire, rivendicato l'applicazione della normativa di Torino, non hanno rivendicato qualcosa in più rispetto alle norme, ci si è fatto dare un parere del Consiglio di Stato per cui proprio il monitoraggio, ripeto, mi dispiace che non c'è passato, perché io immaginavo ci fosse, non c'è, quindi non avremmo fatto scelta, il problema è Torino, hanno rivendicato un parere del Consiglio di Stato che ha sterilizzato ancora una volta il monitoraggio e il ruolo previsto da una norma, da una legge dello Stato. Quindi siamo al paradosso più assoluto. Anche l'accordo che abbiamo fatto contiene due unus. Uno è la famosa lettera F, ma non perché le associazioni chiedono soldi. Stannuzzi oramai è talmente fredda di vita che non suona più. Se si devono fare i lavori di monitoraggio, controllo e ex ante, ex post, o siamo diventati la Caritas e manco la Caritas più, come dire, è Caritas del tutto, oppure ci vogliono le risorse per poter realizzare queste cose che sono quelle, ripeto, fino alla noia, previste dalla normativa di legge. Seconda cosa, un'opposizione grande anche da parte delle associazioni aziendali. Noi abbiamo vissuto al CNCU la realtà non con servizio, faccio nome e cognome, e qui entra il ragionamento che faceva il dottor Bartoni, abbiamo vissuto questa contraddizione, qui entra l'ulteriore, come dire, non chiarezza sulle norme, perché con servizio dichiarò in quella riunione che siccome c'era la Faiche che veniva a raccontarci con il 461, ora la sintetizzo molto per capirci, quindi anche lì intersezioni di compiti e ruoli che a mio avviso mi assumo la responsabilità di quello che dichiaro, sono spesso scuse per poter non fare, ripeto, quello che è previsto dalla legge. Tutto questo conduce a cosa? E quindi la lettera F, e guarda caso anche nella mediazione, qui ci sarà da chiarire o approfondire, proprio la parte del monitoraggio è quella che, come dire, ha trovato maggiori difficoltà, visto che il tema della tavola rotonda è proprio esecutività e monitoraggio dei contratti. Proprio quella parte, guarda caso, è messa in discussione, ma non dall'accordo, è messa in discussione dai soggetti che dicevo precedentemente, perché col monitoraggio significa che tu controlli, monitori l'efficienza del servizio pubblico locale. E guarda caso, se controlli soltanto a ex ante, che già sarebbe una vittoria, perché ex ante significa prima di affidamenti o possesso già, le associazioni dovrebbero essere consultate. Mi chiedo, in quanti territori le associazioni dei consumatori sono consultate? Io lo so, ma lo sapete tutti voi. Mi domando, avviene questa consultazione oppure molte volte ci arriva una lettera a partire dalla carta dei servizi che spesso è autoreferenziale, se la cuoce o se la mangia da casa? Quante
associazioni di consumatori vengono consultate, spesso è soltanto una letterina, abbiamo fatto dateci un parere entro 7 giorni, un parere che a mio avviso viene puntualmente, tranne qualche amministrazione, viene puntualmente gestionato. C'è un problema in più, c'è un problema, dicevo, con la Eghe, perché proprio, non con la Eghe, proprio le aziende giocano su questa cosa. E anche lì è vero quello che diceva Bordone, ma è anche vero, e in questo stiamo lavorando come associazione dei consumatori con l'autorità, che una serie di normative, non dico che devono essere, come dire, recepite tout court, ma possono essere recepite dall'AIE, e quindi ci sia controllo ex ante, monitoraggio ed ex post, così non diamo alibi a nessuno. E anche sulle conciliazioni, che è un pezzo del comma 461 e non un pezzo secondario, e quindi diventa centrale che in qualche modo riusciamo a lavorare insieme per dare soddisfazione a quanto previsto sempre dalla normativa. Non è possibile che per rivendicare, non parlo tanto della EGE, ma per altri servizi pubblici locali, per avere diritto a quello che è previsto dal comma 461, cioè se io devo avere un risarcimento, devo avere la restituzione, tutto questo a canali che sono canali intasati o che perdono come quelli dell'acqua, del rubatore dell'acqua. Non è possibile che si continui questo. Un tempo è finito, a mio avviso, è il tempo della concertazione tra le parti, ma che le parti un attimino si aprano a un nuovo mondo. I reclami, come sa Bordone, nell'energia sono una quantità enorme, le conciliazioni nell'energia sono una quantità minima. Ci sarà un problema? Io penso che c'è un problema. Anche lì, senza spirito di polemica, perché poi io quando parlo della cliente unica, se ne utilizzano tutti i capelli, senza spirito di polemica, anche gli strumenti dell'autorità hanno necessità di una riverifica. Non può essere che agli occhi dei consumatori lo sportello dei consumatori, parla uno che ha fatto di una società che ha purtroppo contribuito a crearlo, diventa una sorta di muro di gomma dove si infrangono, e non lo dico io, lo dite voi pure, dove si infrangono tutti i desideri, smorzo un po' i toni, si infrangono tutte le aspettative dei consumatori. Non può continuare ad essere così. Credo che anche l'acquirente unico se ne comincia a rendere conto, lo spero. Una cosa che sia da servizio, ma bisogna smetterla, che tutti fanno il mestiere dell'associazione di consumatori. Il Sole 24 Ore fa il mestiere dell'associazione di consumatori, l'autorità fa il mestiere del consumatore, ognuno faccia il proprio ruolo. Io capisco che dalla relazione di ieri le associazioni di consumatori sono ammirate dai almeno in percentuale, come ci diciamo, e quindi ognuno sono una calamita per fare il mestiere vostro. Ognuno si faccia il proprio. E forse avremo più diritti per i consumatori, una migliore regolamentazione e soprattutto le normative non entrerebbero in conflitto l'una con le altre, col fine di sterilizzare e dare alibi alle aziende per non applicare quello che dovrebbero applicare. Questo credo sia, e non vale, parlo ora più in generale, e credo che sia il nome dell'associazione dei consumatori, e questo è, per rispondere alla domanda che mi facevi, questo è il compito che dobbiamo avere noi come associazione dei consumatori, in una logica, non ripetere, di dialogo e di confronto con l'autorità, con le amministrazioni, con i soggetti, ma confronto rispettandolo, finalmente.
i ruoli e anche le normative di legge. Ciascuno di noi per la sua piccola parte e noi associazioni per una parte.
Con questo assumiamo una responsabilità importante sia nei confronti dei cittadini, primariamente, ma anche nei confronti delle istituzioni tutte, per esercitare questo, diciamo, modo che la legge ci assegna, con queste modalità, tutta la nostra forza, tutta la nostra competenza, che non è mai abbastanza, dovremmo sicuramente acquisire elementi di professionalità, competenze che oggi non abbiamo, o non abbiamo appieno completamente, perché abbiamo bisogno di conoscere bene in dettaglio i bilanci delle aziende, per esempio, perché da lì naturalmente nascono gli elementi, no, per stabilire poi l'equità di una tariffa in un quadro che, come dice il comma 461, è quello di garantire qualità, universalità e economicità. Io ricordo dirvi quanto è importante che noi abbiamo un rapporto trasparente con le aziende, quindi le aziende hanno un dovere enorme nei nostri confronti di essere, non come diceva il collega Giordano, restie, per non dire, non usare altri termini, no? A metterci a conoscenza di dati importanti come quelli economici, generalmente intesi, ma che ci servono a noi per trarre delle decisioni e per motivare le nostre posizioni. E ricordo una delle prime battaglie di Confconsumatori che contro un aumento del telefono, allora era la SIP che gestiva la telefonia, fin tanto che ci si è limitati a comunicati stampa in cui si diceva no, non ci sono le condizioni, non potete aumentare, abbiamo già abbastanza, non abbiamo abbastanza qualità, la cosa rimase lettera morta. Cambiò molto quando invece scoprimmo che a motivare la richiesta di aumento dell'allora SIP c'era anche nel bilancio che avevano presentato alla commissione parlamentare competente l'ammortamento di materiali che avrebbero acquistato di lì in avanti. Voi capite che la differenza tra conoscere bene come sono, cioè come vengono impegnate, come vengono alla fine create le condizioni per fare delle scelte, che sono scelte organizzative, imprenditoriali, di marketing, quello che poi citava anche il presidente Bordoni, ecco, non possiamo noi essere al di fuori di questo ambito di conoscenza per non essere, per non assecondare indirizzi che poi vanno in contrasto diretto con la tutela dei consumatori, con il loro diritto ad essere tutelati anche da noi per la posizione che la legge ci assegna. Quindi siamo ben consapevoli del ruolo, del peso e della responsabilità che abbiamo, siamo anche convinti che se lo eserciteremo bene, come sono convinta che faremo, ne guadagnerà la pubblica amministrazione, ne guadagnerà in miglioramento dell'efficacia, in trasparenza, in vicinanza ai cittadini, ai problemi dei cittadini che non vanno e che quindi anche per questa via si potrebbero avviare la soluzione. E quindi credo che collaboreremo insieme a creare anche un mercato più giusto, più corretto, adeguato a quello che dovrebbe essere invece di quello che abbiamo, e anche a fare possibilmente, fin dove è lecito possibile, a meno di tutele che creano la condizione per continuare ad essere delle persone che non sanno fare da sole, che per questo stesso fatto devono essere tutelate. Quando invece noi vogliamo fare ulteriori passi avanti, dobbiamo e vogliamo fare passi in direzione della nostra sempre maggiore autonomia.
autonomia, conoscenza e partecipazione. Ultima cosa, i contratti di servizio, premesso tutto questo, i contratti di servizio devono essere, trasformarsi da affermazione di principio, come diceva alla fine, in contratti che danno un'efficacia, che si trasformano in effettività, in efficacia di quello che troviamo scritto nelle norme che abbiamo visto. Cioè, insomma, i bei ragionamenti sono importanti, le dichiarazioni di principio altrettanto, ma abbiamo più bisogno di vedere concretamente come vengono trasformate in realtà. E qui avremo bisogno di verificare il comportamento delle aziende, la reale volontà di non solo evidentemente di rispettare le leggi, ma anche di lavorare per politiche un po' più consumer oriented, che non orientate invece al massimo guadagno aziendale. Se per un cambio il servizio fosse efficiente e se magari il cambio sapesse realmente come funziona, come deve funzionare, quali sono gli strumenti che ha a disposizione personalmente, e questo, diciamo, secondo me è il punto nodale, perché gli strumenti dati all'associazione per i consumatori sono gli strumenti dati al consumatore, sostanzialmente sono degli strumenti di partecipazione attiva, che nel discorso di Marco erano ampiamente citati. Quindi significa far in qualche modo interagire il cittadino con i servizi di cui gode, quindi diminuire quel gap, quella distanza, che questo paese sembra sempre più ampio invece, quindi un tentativo un po' di rovesciare le parti e di ridare fiducia. Dunque, intanto io considero di questa di
questa decisione della conferenza e di questo lavoro che abbiamo fatto all'interno del CNCU è che non soltanto le associazioni sono chiamate a monitorare una funzione di servizio, questa è già una cosa enorme perché sappiamo quanto scarsa è tutto il sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione sui contratti di servizio, su come funzionano tutti i servizi, la realtà di quello che si ritorna a casa dei servizi e dei contratti stessi. Ma la cosa importante è che le associazioni non sono coinvolte nella decisione del quantum dei contratti, ossia di quali servizi servono, che intensità devono avere, e poi naturalmente se una volta deciso questo è affidato questo compito a un'amministrazione, a un Europol se lo fa direttamente l'amministrazione, o a un'impresa se viene affidato comprare un altro, la complessità ne parlava tutto il tempo fa. Ma comunque chiunque sia a gestire questo servizio lo svolgerà nella misura in cui anche noi avremo finalmente lo spazio per dire quanto questo servizio ci deve essere, quanto deve essere erogato, come deve funzionare, ossia dobbiamo intervenire prima che questo contratto sia affidato, noi dobbiamo intervenire e questa è la cosa importante su cui vorrei chiamare l'attenzione di tutti, che siamo noi associazioni di consumatori dovrebbe pretendere di dire la nostra prima fase, come si decide quale sarà il servizio da recitare. Cioè la domanda non sarà registrata soltanto sulla base di quanto i cittadini hanno utilizzato un servizio così come viene ribadato, ma ci sarà finalmente una domanda che può esprimere una esigenza, non a posteriori. Per noi tante volte, soprattutto ad esempio nel trasporto, ed è successo in maniera grave nel trasporto pubblico locale, alcuni servizi sono stati chiusi, sono stati considerati dei grandi secchi perché non c'erano sufficienti utenze. Quei servizi fatti in un altro orario, fatti con un altro mezzo, fatti incrociando altri servizi di trasporto, fatti partendo da un parcheggio di scambio, fatti bene in sostanza, fatti come servono i cittadini, non sarebbero stati gravi sicchi, anzi avrebbero avuto grande efficienza. Fatti male, fatti pensati da uno che non è l'utente, fatti sulla base delle comunità dell'impresa, fatti sulla base delle comunità dell'amministrazione, sarebbero stati invece molto più efficaci, sarebbero stati più utili, avrebbero funzionato meglio, avrebbero avuto più economia. Ora, io so benissimo, perché per esempio proprio qui mi dispiace l'assessore Martuscello si sia detto così, diciamo, ottimista, perché non più di un paio di mesi fa l'assessore Vedremo diceva che lui di questo Roma, cosa c'è per questo non voleva sentire parlare. Quindi diciamo io spero che ne parliate all'interno dell'amministrazione e vi convinciate, insomma, che effettivamente questa era una norma del Stato e oggi è un accordo preso, diciamo, a un livello importante, istituzionale importante, di mettere, diciamo, la propria azione a disposizione dell'amministrazione e dei cittadini. In tempo significa prima che scadano i contratti in vigore, perché c'è un altro aspetto che ha, diciamo, reso praticamente impossibile l'applicazione del monitoraggio, e cioè che il monitoraggio, come diceva il presidente Giordano, ha un costo, e se nei contratti di servizio, se nei contratti d'appalto, se quindi nei capitolati questo costo non c'era, non si poteva pretendere da un gestore che se ne accorgesse, visto che nei contratti che aveva firmato questo viso non c'era. Allora noi dobbiamo stare attenti a quando scadono
progressi, però sicuramente insomma, questo richiede una crescita culturale anche da parte nostra, ma insomma è un terreno sul quale noi dobbiamo esercitarci moltissimo, ce lo dobbiamo impadronire e sarà secondo me una cosa che farà crescere il movimento consumistico, se lo facciamo bene, o precipitare, se lo facciamo male. Grazie. Non riusciamo a prendere i nostri soldi per quantità, se non ci dà, non riusciamo a recuperare i quattrini, prendiamo sanzionando le aziende di un'energia che fanno per legge grossi problemi rispetto alle distribuzioni. Quindi è una scommessa, lo dico, avete parlato per esempio del trasporto pubblico, se non vogliamo cominciare dall'Italia che è un problema ancora più significativo anche a livello regionale, perché stiamo coinvolgendo l'ANCI, ma in teoria anche le regioni dovrebbero avere le stesse problematiche, perché le regioni gestiscono i contratti legati al TPL. TPL in mio, la mia regione scade nel 2014. È una bella scommessa, io ci sono, al mio assessore mi guardate che dobbiamo confrontarci su questi temi. Noi facciamo il monitorare il non servizio, perché se parla di servizio adesso sembra che è rimasto. Purtroppo non ce lo danno, scadentissimo e quindi è un problema davvero di spesa, ogni tanto c'è qualche crisi, qualche cosa. Questa è solo quella della scommessa. Credo che il dottor Vecchio sappia che alcuni percorsi nascono anche da una legge nostra, regionale, che è piuttosto stringente anche rispetto alla rappresentatività e a tutti i percorsi che in qualche modo in questi giorni ci siamo detti. Però, voglio dire, queste sono le partite che noi vogliamo giocare, difficili, perché dobbiamo anche essere bravi per fare quella roba lì, non è che possiamo pensare di andare a confrontarci a pari con il gestore o con le aziende senza avere le preparazioni e sapere di cosa parliamo. Però, se vogliamo fare un servizio vero per i nostri cittadini, dobbiamo fare in modo di seguire questa strada. Grazie. Rappresentanza dei cittadini, perché quella legge lì era rivoluzionaria, perché quando arrivi a parlare di qualità erogata, di monitoraggio di qualità erogata, questo è rivoluzionario, perché vuol dire che vai ad ancorare le tariffe all'effettiva qualità di un servizio erogato, fantascienza in Italia. Però ricordiamoci anche senza ideologia una cosa, che in alcuni servizi pubblici locali non si può portare avanti delle politiche e delle pretese e delle rivendicazioni che sono di carattere demagogico. Faccio un esempio: il trasporto pubblico locale senza i trasferimenti statali e i trasferimenti poi regionali sugli enti locali non sta in piedi. Normalmente in una città qualunque, che si chiami Torino o Bologna, con quanto tira su l'amministrazione dei biglietti del pullman, dagli abbonamenti, ci coprono nella migliore delle ipotesi il 33% dei costi. Quindi stiamo attenti poi a non metterci a fare i signorini e i saputelli dicendo che in realtà no, non potete aumentare le tariffe perché non è aumentata la qualità. È ovvio che ci piacerebbe arrivare lì, ma in molti settori questa è pura demagogia. Visto che ormai abbiamo gli strumenti, non manchiamo l'occasione, perché 5 anni fa ci giravano questo articolo 2,461 da una parte e dall'altra, ci guardavano un po' male, ma con un lavoro del genere non c'è più nessun pretesto che tenga. Siamo però noi che dobbiamo pretendere, laddove già non ci fosse una sensibilità che ormai è molto diffusa, che le nostre regioni prendano in mano il loro ruolo vero di coordinamento e indirizzo e siano loro, un po' supportate anche da noi, però con le distinzioni dei ruoli necessari, a convocare questi tavoli, perché noi non abbiamo la forza di andare in centinaia di comuni, dagli enti locali, a pretendere, quindi che siano le regioni che hanno questa effettiva ruolo di coordinamento e di indirizzo, convocando trasversalmente per settori, trasporto, urbana, tutti i gestori interessati, perché se no sarebbe un lavoro defaticante che sicuramente non avremmo la forza di sostenere. E chiudo veramente ringraziando, abbiamo lo strumento, non perdiamo un'occasione. Grazie.
sulla bontà, sull'entusiasmo, perché no, di questi lavori che per la verità sono iniziati ieri con una premessa del responsabile del piatto consumo che ha ben sistematizzato l'essenza di questo incontro, di questo seminario, quando ha detto che oggi continuiamo un discorso che è iniziato a Milano. Noi stiamo discutendo di una carta di qualità per la pubblica amministrazione, per gli enti locali. Il sottosegretario ha come conseguenza che, se mai avete già visto, mi dovrebbe sopportare un'altra volta, perché ovviamente ho il ruolo di sostituire queste conclusioni sia come rappresentante del Ministero in questo momento, sono quello di grado più elevato che si è pensato, che sia in quanto, diciamo, presidente delegato del CNCU di Subordines. Per cui vi chiedo ancora una volta la vostra pazienza, e vi assicuro che non approfitterò, abbiamo guadagnato molto sui tempi di questo convegno in funzione di alcune assenze importanti, ma non ho intenzione di recuperare tutti i tempi, almeno per fino a lungo, assolutamente, anche perché credo che in realtà non si tratti di conclusioni, né più di conclusioni della tavola rotonda, perché i temi li abbiamo discussi assieme, non ci sono cose da concludere. La conclusione di questi due giorni, come la tradizione, si è affidata a un documento che in realtà è un riassunto dei temi, diciamo, che va accolto neanche nelle sue termine. Mi chiederei anche per il leggerlo di non prestare un'attenzione capziosa alle singole paroline, e il problema è dare il senso complessivo di quello che abbiamo fatto in questi due giorni e di quello che ci proponiamo per il futuro, quindi di leggere questi due giorni in termini di prospettive. È evidente che la sostanza delle cose, quella che resta spiegata nei dettagli delle linee guida, è che come la tradizione, il documento è un documento di chiusura, diciamo, anzi come gli altri stati principali, ma i temi e soprattutto la maniera di proseguire l'azione è una cosa che poi passerà ovviamente migliore, voglio dire, un po' con una assemblea ampia, rappresentativa, ma non con le regole di democrazia che non avevano pregiato, non avevo avuto la necessità di presente, non ha senso. Qui è evidente che il documento poi camminerà inserire nel grande corpo nelle sedi opportune, che sarà approvato il CNCU, dall'altro lato certamente il regolamento delle regioni che cura il settore dei consumatori, e inevitabilmente, perché l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo sperimentato in queste circostanze, ormai sappiamo che è il nodo centrale del motore di questi rapporti tra associazioni dei consumatori e Ministero delle Regioni, nel comitato permanente in cui tutte queste realtà sono ragionare insieme, sì, sono possibile. Quindi diciamo la parte principale dell'intervento è diciamo, doveroso, ma fatto col cuore, nel senso fatto con convinzione, non con libertà, ringraziamento. Ringraziamento innanzitutto alla Regione Campania, che ci ha spiegato così bene. Il vostro merito è stato un ottimo merito, nel senso che anche i momenti conviviali hanno funzionato molto, e anche dato anche l'occhio di questo, di apprezzare la bellezza del nostro territorio, della coggenza, della rappresentazione delle cose. Io su questo, diciamo, una cosa seria è una battuta, la cosa seria è ricordiamoci che la legge che sta alla base di questa cosa è cogente, quindi voglio dire tutti gli strumenti per farli rispettare. Io non sono particolarmente amante degli strumenti giudiziari, penso che prima degli strumenti giudiziari ci siano un milione di altri strumenti di confronto e di collaborazione da utilizzare, ma è una norma urgente che, diciamo, la cui efficacia va fatta rispettare in tutte le maniere. Le linee guida sono importanti, secondo me fondamentali, e certo sono linee guida definite in termini di accordo, nel cui corpo c'è scritto solamente indicative, quindi i meccanismi di attenuazione, tutti i meccanismi che abbiamo dovuto utilizzare in una difficile trattativa che prese conto del fatto che i valori di campo, i soggetti di autonomia, quelli sono gli enti locali,
che c'erano posizioni differenziate, quindi tutta la potenza che abbiamo avuto in questa cosa, ne fa certamente un documento che sul piano formale è un documento debole. Però nello stesso tempo, ripeto, è un documento che sul piano sostanziale, secondo me, è un documento forte. Un documento forte, questa è la battuta, innanzitutto perché in questo paese, quando uno mette una cosa sulla gazzetta ufficiale, nella percezione dell'immaginario collettivo, la gazzetta ufficiale è la sede delle norme. Poi il cittadino, ma anche le istituzioni, a volte non vanno a guardare neppure la gerarchia delle fonti normative, stiamo parlando di una legge costituzionale, di una legge di dato di indirizzo. È in gazzetta, per cui è una cosa che come se fosse scolpita sulle tavole della legge. Al di là di questa battuta, però, io credo che la diffusione che a questa cosa siamo riusciti a dare, da un lato, comunque è un accordo, nel senso che noi abbiamo portato nell'istituzione, nella sede più alta degli accordi di contatto fra il sistema delle reti locali, che la conferenza unificata rappresenta le regioni, ma rappresenta anche le leggi comuni, e lo Stato, abbiamo portato a partire da una proposta che è maturata nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e poi nel Comitato Permanente che decide sulle regioni, cosa che è diventata non tanto la sede di un obbligo, ma la sede di un impegno collettivo, voglio dire che le regioni tutte, l'ente locale, lanciano la loro rappresentanza, però è un accordo, perché abbiano votato un accordo, sicuramente un impegno politico rilevante, per cui non è poca cosa, la norma che sta a monte è una norma cogente, è evidente che l'effettività di questo impegno cambierà. Cambierà su tutti noi, sulle regioni che è sull'ANCI, che in questo momento è una volta condiviso l'importanza di questo risultato, per cui immagino che a valle lavoreranno ciascuno nelle proprie case per dargli un contenuto concreto, e come è giusto e come è doveroso, perché voglio dire sono i rappresentanti dei cittadini e degli utenti dei servizi, cambierà sulle capo delle associazioni che dovranno fare un attento lavoro sollecitatorio, un attento lavoro implementazione dei contenuti, perché ricordatevi che le linee ci danno il quadro di cui operare, ma in concreto, abbiamo ripreso nel comunicato, i contenuti non sono tutti definiti nelle linee guida. Certo, i protocolli vanno solo riempiti in alcuni casi, vanno solo adattati, ma quando per esempio parliamo degli standard qualitativi, nelle linee guida ci sono solo alcuni esempi non definitivi, per molti settori vanno attentamente costruiti. Su questo dico un altro flash in merito che mi pare importante e che è rispetto al rapporto con le autorità di regolazione. Oggi purtroppo è andato già via, però anche la sua presenza oggi da insegnare di un rapporto che c'era già prima e dell'importanza di questo rapporto. Uno dei motivi per cui queste linee guida sono state costruite in una forma non totalmente vincolante perché c'era consapevolezza che nella legislazione, diciamo il principio contenuto nella legge finanziaria del 2008, ma i meccanismi su modalità di definizione degli standard per i settori regolati sono definiti da norme precise parzialmente attribuite alle autorità di regolazione, quindi si trattava di delineare un confine delicato. Però un confine su cui anche lì abbiamo lavorato, perché noi siamo arrivati a questo incontro in conferenza con un rapporto. Formalmente a pronunciarsi, anche perché non l'accordo è scritto espressamente, che i suoi contenuti sono recessivi rispetto alla regolazione. Però un rapporto informale che ci ha aiutato a scrivere un bene, a scrivere in maniera rispettosa dell'ordinamento e delle prerogative di queste autorità, ma anche che ha costruito da più un rapporto su questa cosa, che è un rapporto che deve proseguire. Perché mentre nei settori non regolati si tratterà di riempire di contenuti concreti gli standard direttamente nel rapporto tra associazioni, enti locali o enti concessionari di servizi, nei settori regolati è chiaro che il lavoro da fare in concreto nei prossimi mesi sarà quello di costruire sempre di più un rapporto con le associazioni, con l'autorità dell'energia, soprattutto nel settore dell'acqua, il settore in cui la regolazione è ancora non definita, l'energia elettrica e il gas ci sarà e continuerà a esserci da discutere. Per cui le associazioni dei consumatori dovranno continuare a rapportarsi
ma lì diciamo siamo comunque a una situazione abbastanza matura di regolazione. Sull'acqua, anche molto mi diceva, non che siamo all'anno zero, ma comunque ancora la regolazione non è completa, espressiva, per cui un minimo costruire un rapporto per definirla è importante. Da questo punto di vista è chiaro che, ripeto, ogni cosa va fatta nei livelli giusti, un ragionamento su come proseguire le attività per quanto riguarda il Consiglio nazionale delle consulte degli utenti andrà deliberato nella sede propria, però io vi non è questa la sede che l'ho già proposta, è una semplice battuta, vi dico, secondo me, ho fatto la battuta anche a portare mentre usciva, che mi ha dato la sua disponibilità, secondo me un incontro in sede di CNCU sulla regolazione specifica del settore delle acque, dell'acqua, che vede un po', traguardato le mie guida, non la tua cosa da applicare, abbiamo già detto che lì non hanno una relazione diretta, ma come quadro delle cose che sono utili e necessarie anche in quel settore, e chiedendo all'autorità come intende garantire il settore, potrebbe essere una cosa ottima. Così come credo una cosa ottima sia immaginare, ovviamente lo decideremo insieme, che questa cosa prosegua poi con quella che è una nuova autorità di regolazione, costituita da poco, ancora non pienamente operativa, ma l'autorità dei trasporti, che è un settore fondamentale per i cittadini e gli utenti, che è quello del trasporto pubblico locale, in cui partire da un affronto in sede di Consiglio nazionale per i consumatori e degli utenti, quindi chiamare le prime condizioni che sono disponibili, e se il Consiglio riterrà che questa cosa, riterrà che questa cosa sia utile, potrebbe essere una delle cose del dopo. Come vedete, ci siamo dati una serie di obiettivi, di percorsi che credo ci consentano di dire, come dicevo ieri, che le sessioni non sono eventi isolati, ma sono eventi che raccolgono di tutti un lavoro fatto e lancia di sé di un lavoro da fare. Nella sessione abbiamo affrontato anche i temi della rappresentatività, come vedete dal documento finale, questi temi non sono affrontati, e come ci dicevamo ieri, sono temi estremamente delicati, sono temi in cui è faticoso, ci siamo resi conto che non era questa la sede, quindi riuscivamo a farlo, trovare, diciamo, mentre probabilmente abbiamo condiviso anche in questa occasione gli obiettivi comuni, che sono quelli di mantenere al massimo possibile la credibilità e la fiducia dei cittadini rispetto alla credibilità delle associazioni dei cittadini, la fiducia dei cittadini nel ruolo delle associazioni, per poterle sostenere in ogni caso il ruolo, sui modi, sui percorsi ovviamente dove lavorare. Il fatto che non ci sia nel documento finale non significa che non lo vedremo, anzi significa forse che l'esigenza è maggiore, e ovviamente ci lavoreremo nel settore, ci lavoreremo probabilmente ancora in consiglio, ci lavoreremo probabilmente ancora in comitato permanente in regioni, ci lavoreranno probabilmente le regioni nel loro coordinamento, che comunque inevitabilmente molti in volta sono dei temi che interessano il mondo dei conservatori, e in questo caso, per quanto controverso questo tema sia, è un tema che sta oggettivamente, diciamo, all'attualità e all'attenzione. Bene, io non credo che non avere altre cose da aggiungere al mio intervento, nel senso che, ripeto, queste conclusioni sono solo il ringraziamento a tutti per la partecipazione e la chiusura dell'evento, sono questa serie di impegni per il futuro, l'ultimo segnale che lancio, anche qua è un segnale che poi dovrà essere definito nei primi propri, quindi da un lato dalle regioni che hanno il ruolo di concordare con il Ministero del Consiglio, che fa sempre questa cosa, dall'altro dal mondo del CNCU, le prossime fasi, dico a tutti perché questa è un'occasione utile, nella ricualità, che molte volte poi abbiamo, qualche volta abbiamo variato, non è interessato a nessuno, ma nella ricualità, la legge per 30 anni si faccia una sessione, la prassi per vedere una sessione un po' itinerante, una volta sia al centro, una volta sia al nord, una volta sia al sud. Se rispettassimo questa criteria, ma non è vero, ne parleremo dei giorni opportuni, lo dico solo per anche qua darci un traguardo di cose su cui lavorare nei prossimi mesi, questa volta potrebbe in teoria toccare al centro. Quanto alle tematiche, che ne abbiamo già parlato, ma non abbiamo deciso, quindi anche questo è il tema del lavoro dei prossimi mesi, come idea da esplorare, quindi non come decisione,
abbiamo immaginato che l'idea da studiare potrebbe essere dedicata alla prossima sessione ai temi da tutela dei consumatori nell'ordinamento europeo, perché vediamo che sono diritti umanitari, sappiamo che diciamo, questi giorni, nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri delibererà in prima lettura il periodo legislativo di recepimento della direttiva europea, una direttiva in materia di tutela dei consumatori, ma temi importanti a livello europeo, ormai abbiamo visto bene che molti dei temi di interesse dei consumatori hanno avuto spesso stimolo e sponda nell'Europa. Abbiamo tutto il tema dell'attuazione delle nuove regolamentazioni europee sugli ADR, l'ODR, sui meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, che nel nostro paese, ed è il tema che abbiamo affrontato anche qua, significano come riuscire a valorizzare e a tenere su questo terreno la conciliazione paritetica, che è un valore diciamo, che abbiamo sviluppato in particolare in questo paese e che abbiamo voluto riaffermare anche nei servizi pubblici locali. Quindi può essere un tema, ripeto, non è questa la sede di 12 anni, per questo solo un messaggio che lancio rispetto alle prime cose su cui potremo riflettere nel prossimo mese. So che c'è anche un'altra idea, questa è ancora più lontana, si potrebbe immaginare qualcosa che non so se sia in parte a vedere con la sessione o con altro, ma in collegamento con questi temi europei si potrebbe invece immaginare qualcosa in funzione del 2015, questa volta non del 2014, in collegamento con l'Expo, perché anche quella potrebbe essere una vicenda importante, una vicenda in cui naturalmente le imprese sono interessate, ma i consumatori sono molto importanti. Ripeto, non stiamo decidendo che, non possiamo decidere che, ma mi piace chiudere questa sessione da un lato con impegni di lavoro per attuare quello che abbiamo fatto e dall'altro con un ventaglio delle ipotesi che dobbiamo approfondire nei prossimi mesi per continuare tutti assieme in questa possibilità. Grazie. Sono terminati i lavori del CNCU, siamo in piazza Garibaldi a Napoli e alla stazione centrale, pronti per ritornare a casa ad Ancona e qui chiudiamo praticamente questo nostro video che racconta questi due giorni della sessione programmatica CNCU Regioni. Un saluto a tutti quanti. Da Napoli, Carlo Cardarelli della Q-Marche vi salutano.